Il professor Giacinto Auriti è docente di teoria generale del diritto alla facoltà di giurisprudenza dell'Università D'Annunzio di Teramo. Recentemente lei in un convegno ha presentato una proposta di legge abbastanza rivoluzionaria, nella quale sostiene che il valore monetario non è un valore creditizio ma un valore indotto, per cui la conseguenza diretta di ciò sarebbe l'abolizione del diritto tributario. Ecco, dunque guardi, fino a oggi la grossa opinione pubblica pensa ancora che il valore della moneta è causato da una certa quantità di oro che è depositato in banca. Ora, questo era vero alle origini, perché era la moneta il titolo rappresentativo dell'oro, quindi una specie di titolo di credito di cambiale che emetteva la banca sul presupposto della riserva. Con la fine degli accordi di Bretton Woods la riserva d'oro è stata abolita. Quindi oggi la moneta ha valore per il solo fatto che noi l'accettiamo come misura del valore. Che significa questo? Noi nella nostra università abbiamo dimostrato che il valore della moneta non è un valore creditizio, ma un valore convenzionale, o per meglio dire un valore indotto. Per capire che cos'è il valore indotto, io le porto un esempio. Ogni unità di misura ha la qualità corrispondente a quello che deve misurare. Per cui io dico che il metro ha la qualità della lunghezza perché misura la lunghezza. Quindi non è solamente la misura della lunghezza, ma anche la lunghezza della misura, perché è lungo un metro. Così la moneta non è solamente la misura del valore, ma anche il valore della misura. Il valore della misura è il valore indotto della moneta. Cioè un valore che è causato come l'energia elettrica in una dinamo. Quando si gira la dinamo, noi abbiamo la trasformazione di energia meccanica in energia elettrica. Così col sistema monetario noi abbiamo la trasformazione di un valore convenzionale, cioè di una fattispecie giuridica che è l'accordo fra tutti i cittadini, in un valore reale, che è il valore di un bene oggetto di diritto di proprietà. Quindi con la teoria del valore indotto noi abbiamo dimostrato che la moneta è bene reale oggetto di diritto di proprietà, causato da una convenzione, come l'energia elettrica è causata dall'energia meccanica. Allora, su questa teoria, noi possiamo affermare che all'atto dell'emissione la moneta va dichiarata di proprietà dei cittadini. La prima conseguenza di questa premessa è l'abolizione del diritto tributario. Perché? Perché noi diciamo che all'atto dell'emissione, una volta che noi abbiamo dichiarato la moneta di proprietà dei cittadini, allora è inutile che noi distribuiamo questo denaro fra i cittadini per poi ritirarlo con le tasse. Noi direttamente stampiamo la moneta e la utilizziamo per scopi di pubblica utilità, eliminando il fisco. Ma scusi, se si elimina il diritto tributario, sappiamo che quello che regola diciamo la materia fiscale da cui poi, su cui poi si basa l'attività dello Stato come si finanzierebbe a questo punto? Sto dicendo, cioè signora, lei deve capire questo, una volta che abbiamo detto che il valore della moneta è un valore reale, perché la teoria del valore indotto dimostra che la moneta è reale. È come se lei avesse un sandwich con una fetta di prosciutto dentro. Così avere il valore indotto nella carta moneta. Quando la zecca stampa carta moneta, fa la manifestazione formale di una fattispecie giuridica. Però il documento non è solamente la manifestazione di una fattispecie giuridica, ma anche il contenitore del valore indotto. Tant'è vero che la moneta acquista il potere d'acquisto, ha il potere d'acquisto. Su questo presupposto, dimostrato che la moneta è un bene, perché i cittadini creano il valore indotto, questo bene riconosciuto di proprietà dei cittadini va utilizzato per i scopi sociali. Ora questo, dobbiamo capire che oggi il problema della rarità monetaria non esiste più, perché il problema della rarità esisteva quando la moneta era d'oro, perché la rarità dell'oro era la causa della rarità della moneta. Ora noi invece oggi possiamo creare tanta moneta quanta ne è necessaria per lo sviluppo produttivo e per una valida dimensione dell'economia, perché facciamo gli incrementi monetari che vanno di pari passo con gli incrementi dei beni reali e quindi anche dei pubblici servizi. Come lo Stato ha bisogno di soldi per scopi di pubblica utilità, questi soldi la zecca li stampa e sono emessi in nome e per conto dei cittadini, mentre oggi la proprietà della moneta non è dei cittadini, è della banca centrale. Oggi la moneta è una falsa cambiale.
Quando io leggo scritto sulla carta moneta lire 100.000 pagabili a vista al portatore, io so, firmato dal governatore della banca centrale, io so che quella è una falsa cambiale, perché teoricamente significa che se io presento questo documento in banca mi dovrebbero dare l'equivalente in oro e non me lo danno, perché la riserva è stata abolita, quindi non ha valore creditizio. A questo punto noi non solo abbiamo detto quello che non è, ma abbiamo detto anche quello che è, ecco la grossa novità scientifica. Per cui ogni popolo va riconosciuto proprietario della sua moneta all'atto dell'emissione. Fino a oggi le banche centrali non hanno altro scopo che quello di espropriarci e indebitarci dei nostri soldi all'atto dell'emissione. Dato che queste sue teorie hanno valore non soltanto locale, non soltanto nazionale, ma possono, hanno portata, diciamo, mondiale e internazionale, allora, secondo sempre queste teorie, come verrebbero regolate le economie dei diversi paesi? Come si raccorderebbero? Una volta eliminata la banca centrale? Certamente, una volta che noi abbiamo detto che deve firmare la carta moneta non il governatore della banca centrale, ma il capo dello Stato, noi abbiamo superato un grosso equivoco che esisteva fino ad oggi, perché se lei ha due persone di fronte, la prima che è il governatore, il quale ha il potere di concedere o non concedere denaro in prestito, e la seconda persona che è il capo del governo, il capo dello Stato, il quale ha il potere solo di chiedere o non chiedere denaro in prestito, è chiaro che chi comanda è il governatore. Giustamente diceva Ezra Pound che il politico è il cameriere del banchiere. E allora, ma questo non perché abbia un animo servile, perché il sistema dà una pseudo-sovranità. Il sistema attuale in cui la sovranità politica non ha la sovranità monetaria, una pseudo-sovranità. Noi vogliamo riprenderci i soldi nostri e vogliamo cominciare finalmente dire e capire che i soldi nostri non sono soldi che ci vengono dati in prestito. È come se io mi rivolgessi al mio cassiere, invece di dire al mio cassiere dammi denaro, io gli andassi a dire prestami denaro. In quel momento i soldi non sono più miei, ma del cassiere. Per cui noi oggi siamo espropriati e indebitati dei soldi nostri all'atto dell'emissione. Il vero potere quindi non è il potere politico, ma potere finanziario. Esatto. La prova di questo, per esempio, oggi si fa tanto la critica alla partitocrazia. Noi dobbiamo qui fare presente una cosa, noi se vogliamo sapere chi comanda veramente in un'organizzazione politica non ci dobbiamo tanto informare di chi è il segretario politico, ma di chi lo paga, perché un'organizzazione ha bisogno dei mezzi finanziari. Quando oggi noi sentiamo parlare delle tangenti, il segreto di Pulcinella, tutti lo sapevamo, che tutti i partiti operavano mediante le tangenti, se non che questi signori delle tangenti sono i ladri di pollo. Perché per quanto possano rubare, non vanno mai a pari di quello che è il vertice bancario mondiale, il quale espropria e indebita le collettività nazionali di tutto il mondo di un valore pari al doppio di tutto il denaro che circola in tutto il mondo. Perché siccome dà denaro in prestito, e dare denaro in prestito è una qualità del proprietario, prima ne acquista la proprietà e poi indebita i popoli di altrettanto. Sicché nell'attuale sistema, quando uno vuole pagare un debito di denaro con altro denaro, è come se pretendesse di pagare un debito con un altro debito, perché tutto il denaro in circolazione è oggetto di debito, perché la banca centrale lo emette in un solo modo, prestandolo il denaro. Ecco perché noi vogliamo dire, ci vogliamo riprendere i soldi nostri, la roba degli altri non la vogliamo, ma quella nostra sì. E vogliamo dire, non vogliamo pagare le tasse, noi le vogliamo pagare le tasse, ma voi ce le dovete trattenere su quello che ci spetta del reddito delle aziende di Stato e del reddito causato dalla stampa della moneta.